Siamo sul referendum del 20 e del 21, la scelta sì o no. Naturalmente ci riferiamo al referendum sul taglio dei parlamentari. Il quesito è quello che vediamo in grafica, perché tutti noi siamo chiamati a rispondere in base a quello che pensiamo dei costi della politica, perché il ragionamento ci porta a questo. Approvate il testo della legge costituzionale concernente modifica agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana numero 240 del 12 ottobre 2019, sì o no? Questa appunto è la scelta. Buongiorno Claudio Borghi, deputato della Lega, Commissione Bilancio, grazie per essere con noi oggi. Buongiorno. Allora, sì o no, lei cosa risponde? Io rispondo Esatto. no, ma rispondo no da tanto tempo, cioè da prima ancora di entrare in politica. Bene o male, le mie posizioni, compresi i cambi di idea, perché è giusto che non è che uno nasce sempre con delle idee scolpite nel marmo, sono registrate nella mia vita social, no? Sì. Specialmente su Twitter, che può essere, risale grosso modo al 2011, se va bene, quindi ben prima che io entrassi in politica. E attaccavo sin da allora la delegittimazione della rappresentanza popolare, quindi non cambio idea adesso. Allora, infatti volevo ripercorrere con lei proprio la sua posizione, insomma, Borghi. Intanto però le chiedo una cosa. Allora, lei vota no sul taglio dei parlamentari. Il suo partito, quindi parliamo di Matteo Salvini, ha dato indicazioni per il sì e ha detto di più Salvini, e qui è la mia prima domanda, insomma, Salvini dice io sono coerente, non sono come il Partito Democratico e Renzi, perché ovviamente Salvini aveva appoggiato e sostenuto il referendum in Parlamento, quindi in questo momento dice io dico ai miei di votare sì, chiaramente poi lasciando libertà di scelta finale. Ecco, Salvini ha fatto una questione di coerenza. Cosa risponde su questo punto, Borghi? Partiamo da qui. Come responsabile di partito, lui ha ragione, perché il taglio dei parlamentari era nel nostro programma elettorale. Attenzione, qualcuno magari pensa che era nel contratto di governo con i 5 Stelle, magari dice adesso che il contratto non è più valido. Dovresti fregartene. No, era nel contratto di governo con i 5 Stelle, ma prima ancora era nel nostro programma elettorale. Per cui, nello specifico, io non ho votato in aula perché ero in missione, ma se fossi stato in aula e costretto a votare, avrei votato sì anch'io per rispetto al programma elettorale, cioè noi siamo eletti per un programma. Quindi lui, in quanto rappresentante di partito che è stato eletto avendo quel tipo di programma, è giusto che deve dire che la posizione ufficiale del partito, in mancanza di congresso o di altre elezioni, deve rimanere quella. Però, come notate, in realtà non c'è nessun tipo di obbligo, l'ha già detto tantissime volte, anche Salvini, che vale a dire il lavoro del parlamentare è finito, cioè vale a dire in aula si è tenuto fede al programma elettorale. Adesso la parola passa ai cittadini, a questo punto il deputato è un cittadino come un altro. Ecco, però io le faccio subito una domanda che poi esula un po' anche dai ragionamenti politici, dopo ci torniamo naturalmente. Mi viene da pensare, da cittadina normale, da elettrice che deve andare a votare anche al referendum, che questo referendum, stando alle indicazioni anche che abbiamo riassunto e che arrivano dai partiti, cioè che dicono, beh, noi come coerenza, se abbiamo appoggiato il referendum in Parlamento, diciamo di votare sì, ma poi ciascuno può fare quello che vuole. Altri partiti hanno cambiato proprio visione nel corso di questi mesi. E allora mi verrebbe da chiedere, ma non è un po' una perdita di tempo questo referendum, e non solo di tempo ma di soldi, perché insomma, se anche i politici, come dire, non mostrano la stessa convinzione che magari hanno mostrato, qua parlo di tutti i partiti, Borghi, mesi fa quando appunto il referendum è stato approvato in Parlamento, e perché allora bisogna votare per sto referendum? Ecco, un po' la mia domanda è questa. Bisogna votare perché se si vota no, quel lavoro fatto in Parlamento viene cancellato e ci teniamo la nostra Costituzione, la più bella del mondo. Altrimenti pensiamo che un cambio ispirato da idee, diciamo così, forse non
pienamente meditate, si rifletta sulla Costituzione, che è una cosa importante. Quindi il referendum è giustissimo. Cioè, nella Costituzione ci sono anche gli anticorpi agli errori. Vale a dire, per fare una legge costituzionale c'è una procedura rafforzata, vale a dire più votazioni, no? In questo caso ce ne sono state due alla Camera e due al Senato, ma alla fine, se non ci sono, non sono stati raggiunti i famosi 2/3 del Parlamento, c'è la possibilità, quindi gli anticorpi, di far sì che i cittadini confermino oppure bocciano. Dato che i partiti, qualcuno, qualche partito, noi nello specifico, l'hanno fatto su supposta iniziativa dei cittadini, cioè vale a dire una delle grandi motivazioni per metterlo nel programma è lo vogliono tutti, no? Sì. Io non la pensavo così, dicendo lo credono di volere tutti, ma non perché purtroppo c'è stata anche un'informazione malata sulla rappresentanza popolare e similari. Ma va bene, diciamo che la spinta per il partito di votare sì in Parlamento è lo vogliono tutti. Benissimo, non fosse così, cioè il cittadino invece che dice no, ma io non voglio che sia ridotta la mia rappresentanza, perché alla fine questo succede. Ha tutti i modi ormai di poter far capire che in realtà lui non è che proprio voleva quella roba lì, e che forse il Sì. partito aveva capito male. E quindi può serenamente votare no e teniamo la Ecco. Costituzione Sì, com'era. no, ma lei ha spiegato in modo assolutamente puntuale. Per quello però io quella domanda gliel'ho fatta anche con un sorriso, no? Come dire, ma prima ci dicono ok, facciamo un referè, poi dopo no, però non sappiamo cosa votare. Quindi magari l'elettore che io noto proprio anche per chi ci scrive su questo referè. L'elettore Sì. Ecco, non deve più ascoltare il partito, cioè, senso, appunto. perché sennò c'è un cortocircuito, no? Cioè, il partito ascoltava l'elettore. Se adesso che c'è il referendum e quindi deve parlare il popolo, l'elettore ascolta il partito e non andiamo a casa più. Appunto. Un referendum è fatto per far parlare i cittadini e quindi ognuno si informi e faccia Sì, e quello che c'è pensi. molta poca informazione su questo referendum, forse perché appunto non dovendo ascoltare i partiti, magari anche, mi metto in mezzo anch'io, anche se noi abbiamo voluto fare questa rubrica, però forse anche i mezzi di comunicazione non sono proprio così concentrati sul referendum stesso. Senta Borghi, poi ci sono già dei messaggi per lei, glieli leggo però tra un po', quindi i nostri telespettatori stiano tranquilli che poi rivolgo le domande all'onorevole Borghi. Le chiedo subito una domanda, le faccio subito una domanda che poi ci riporta a argomentazioni più politiche. Allora, è chiaro, tra virgolette, lo mettiamo tra virgolette e me lo dirà lei, che facendo campagna per il no sul referendum, si gioca, come dire, a sfavore del governo, cioè il governo potrebbe rischiare al suo interno e quindi potrebbe cascare, mettiamola così. Perché? Perché questo è un cavallo di battaglia del Movimento 5 Stelle che chiaramente sta facendo invece una campagna elettorale molto netta per il sì. Dall'altra parte non è controproducente, visto che il suo partito, appunto con Salvini, ha dato indicazioni per il sì, schierarsi per il sì, cioè non si fa un endorsement a favore del Movimento 5 Stelle. Il fatto che possano esserci delle conseguenze per il Movimento 5 Stelle, a chi non sta simpatico il Movimento 5 Stelle, è un bonus. Però bisogna ragionare di Costituzione, cioè, è molto sbagliato pensare di smanettare la Costituzione, pensando al conveniente del momento. Cioè la motivazione per far sì di votare no non deve essere perché così facendo tiro una riga sul Movimento 5 Stelle. Deve essere attenzione che ogni volta che tocchiamo la Costituzione vengono fuori dei disastri che magari non erano neanche stati preventivati prima, ma che poi si rivelano molto precisi. Perché il momento in cui la Costituzione è stata scritta, secondo me, è stato forse l'unico vero momento di collaborazione nazionale, dove invece di pensare al proprio comodo, le parti politiche tutte hanno pensato a un interesse generale. Sì. Da lì poi quasi sempre ognuno pensava alla propria bottega e alla fine non è mai stata una bella cosa. Quindi pensare di fare modifiche, sì o no, pensando
alla propria bottega porta disastri. Invece, quindi è vero, cioè nel senso, se uno può essere una motivazione quella di dire io voto no perché così facendo faccio saltare il governo. Per qualcuno è un bonus, ma non vorrei mettere l'accento lì. Ecco, io spero che si focalizzi sugli aspetti pratici di questa riforma, e ha ragione lei, cioè c'è stata purtroppo poca e c'è purtroppo poca informazione. Io, per dire, se mi lasciate, ho un'esperienza diretta di cosa può succedere, no? Sì. Io sono stato eletto in il primo, diciamo, organo rappresentativo in cui sono stato eletto è il Consiglio regionale Toscana. Pochi sanno che anche lì ci fu il taglio dei consiglieri, no? Perché con le stesse motivazioni inesistenti, no? Dal mio punto di Poi vista, ci in consiglio. arriviamo anche sulle cifre, Borghi, assolutamente sì, ma ci arrivo tra poco, prego. Allora, e lì cosa è successo, per esempio? Lì i consiglieri erano 55, sono stati tagliati a 40 e io sono stato eletto dopo il taglio dei consiglieri, no? Quindi nella prima consiliatura dopo il taglio. Beh, ma non ci ho messo molto a capire che c'era qualcosa che non andava, vale a dire per tante province, grazie al taglio dei consiglieri, c'era solo la rappresentanza del consigliere di maggioranza. Quindi per tanti territori non c'era una voce dissenziente. Che ne so, la provincia di Grosseto, vi dico la prima che mi viene in mente, c'è solo il consigliere di maggioranza. Quindi quando uno dice a Grosseto cosa sta succedendo, il consigliere di maggioranza, tutto benissimo, magari ci poteva essere la rivoluzione, no? Ma no, tutto bene. Sarebbe stato meglio, dal mio punto di vista, se ci fossero stati due consiglieri di maggioranza e uno d'opposizione per la provincia di Grosseto. Uno dice, ma così triplichi i costi? Sì, triplicherò anche i costi perché invece di un consigliere ce ne sono tre. Ma così facendo si salvaguarda la possibilità della maggioranza di governare perché avrebbe avuto due voti invece di uno e ci sarebbe stato qualcuno dell'opposizione che denunciava invece eventualmente le cose che non andavano in quella provincia e ci si poteva discutere. Invece se sopprimiamo la rappresentanza si perdono voci. Ecco, diciamo che magari si spende di più, però per garantire una maggiore efficienza, che poi è quello il nesso, perché insomma dobbiamo guardare al merito, no? Certo, non che le spese superflue non debbano essere abbattute, ma questo è un altro discorso. Ecco, è come dire che soprattutto questa decisione del taglio dei parlamentari. Spendiamo miliardi per i banchi che non servono, perché cioè adesso non voglio dire, anche, non è che ci vuole un genio a capire che se io in una stanza metto 20 persone indipendentemente da com'è il banco, quello che conta è la distanza dalle teste. Eppure uno dice, boh, faccio il banco più piccolo, così sembra che, boh, che si riduca anche il bambino, non lo so. Eppure, vedete, questi sono sprechi, eppure, e oltretutto assegnati con appalti discutibili, questi sono sprechi, non certo la rappresentanza di un territorio. Ecco, dicevo poi appunto il merito sicuramente. Ecco, io volevo dare proprio qualche numero così almeno cerchiamo anche di capire. No, io intanto scusi, le stavo dicendo che poi questa decisione di tagliare il numero dei parlamentari messa così one shot, mi passi questa espressione, senza una riforma che poi completi l'opera, risulta un po' pesalì. È un po' la critica che fanno tutti, ma anche insomma. Penso che non bisogna essere né politici né economisti per capire che se non si ha un seguito immediato, davvero i risparmi sono limitati, ma questo è un dato di fatto. Appunto, io voglio leggere dei numeri e poi do la parola ancora a lei, perché a noi piacciono i numeri e comunque bisogna basarsi su quelli. Allora, intanto la percentuale di riduzione dei componenti dei due rami del Parlamento, quindi Camera e Senato italiano, che appunto si ottiene è del 36,51, perché si diminuisce appunto il numero. I cittadini che ogni deputato rappresenterebbe in media, anche contemplando i bambini piccolissimi per intenderci, sarebbero 153.685. Palazzo Madama rappresenterebbe 301.223.000 persone. Poi il risparmio, così arriviamo proprio alla percentuale che ci interessa di più in questo discorso, perché naturalmente si fa campagna elettorale per far comprendere ai cittadini che si taglierebbero i costi della politica, 0,01% il risparmio annuo per le casse dello Stato, considerando una minore spesa di 81,6 milioni di euro l'anno per le indennità di carica che non sarebbero più dovute e una spesa complessiva di 662 miliardi, così come è prevista dalla legge di bilancio per il 2020. Sì.
Sì? Miliardi, 660 Sì, miliardi ho e detto sarà. milioni, ok, perfetto, sì, mi scusi, ok, certo, miliardi, assolutamente, sì, ha fatto bene a correggermi, assolutamente, sono miliardi e se no di cosa staremmo parlando? Ecco, allora, quindi lo 0,01%, questo è il risparmio annuo per le casse dello Stato. Ma sappiamo benissimo, cioè se il problema fosse drammatico, fosse il taglio dei costi, con tutto il rispetto, allora a questo punto vogliamo fare il taglio dei costi più devastante della storia, che risparmieremmo Sì. miliardi, no, non 1.000 miliardi, ma risparmieremmo ovviamente una cifra enorme. Allora a quel punto prendiamo il Presidente della Repubblica, lo mettiamo in un bilocale di rappresentanza, è andato bene, e vendiamo il Quirinale ai cinesi, e vedete che incassiamo anche tanti, tanti milioni. Ma che discorso è? Cioè la rappresentanza serve. E quindi il palazzo, cioè non è fatto dai deputati, cioè, ci sono dentro i deputati, sì, in Camera e Senato, ma poi c'è una marea di personale che serve a farlo funzionare. La Camera e Senato, buona parte dei costi sono quelli lì. Probabilmente dovrebbero aumentare questi costi se tu tagli i deputati, perché a un certo punto dovrai sostituire quello che evidentemente tanti di loro facevano nelle commissioni con personale non eletto. E purtroppo questa è la deriva, cioè vale a dire cercare di dare sempre più peso a personale non eletto, Sì. tecnico, poi i comitati, le task force e così via, e togliere rappresentanza invece da chi è eletto dai cittadini e quindi ha sulla sua testa una spada di Damocle, no? Vale a dire il fatto che il cittadino non lo rielegga. Perché nonostante quello che uno può pensare, ma non è che il politico si diverte a mettere tasse o a fare cose contrarie all'interesse dei cittadini. Spesso e volentieri il politico è costretto a mettere tasse o a non tagliarle quando invece vorrebbe tagliarle, da una pletora di personale tecnico che segue ordini che arrivano da altre parti, cioè tipo che arrivano dall'Unione Europea, che arrivano da lobby, e così via. Se il Parlamento è forte, e in questo momento è debolissimo, se il Parlamento è forte, riesce andare contro tutti questi interessi fortissimi che non sono quelli dei cittadini e riportare la barra dritta. Perché il politico di base ha voglia di fare quello che è il bene dei cittadini. Lasci perdere che ce ne sono due o tre manigoldi, no? 30 manigoldi, quello che vuoi. Ma la Sì. stragrande maggioranza è lì motivata di cercare di fare qualcosa di buono per quelli che l'hanno eletto. Vabbè, allora cerchiamo di Purtroppo. mandare via i manigoldi però a questo punto, Borghi, perché Ma senza dubbio, però mandare via i manigoldi come si fa? Non certo tagliando la rappresentanza, perché se io taglio la rappresentanza magari mi capita che mando via Sì, quelli certo. bravi e tengo lì il E anzi, manigoldo. magari rimangano di più quelli che non fanno il bene, insomma. Faccio un altro esempio, così Sì, magari forse qualcuno sì, sì, sì. di cosa stiamo parlando. Già adesso ci sono differenze di numero, no? Vale a dire, cos'è? Abbiamo un caso in vitro, diciamo così, per capire cosa possono essere le differenze fra un Parlamento più numeroso e uno meno numeroso. E la Camera e il Senato. La Camera sono 630, Certo. il Senato sono 315, no? Fanno in teoria le stesse cose. Cominciamo a vedere se già oggi funziona meglio la Camera o il Senato, no? Questo sarebbe, penso, un argomento interessante da vedere. Beh, voi, con tutto rispetto per il lavoro ottimo che fanno i senatori, io già non capisco come facciano, no? In certi casi. Ma ricordate una differenza sostanziale fra Camera e Senato? Beh, io ne ricordo una: la lotta per far cambiare casacca ai senatori. Non c'è quasi mai la lotta per far cambiare casacca ai deputati, perché il numero è così grande che alla fine non è sostanziale. Viceversa, la storia politica degli ultimi, direi, 20 anni è costellata
di cose non esattamente edificanti, no? Di senatori che mettono in vendita il proprio voto. Vi ricordate durante il pessimo governo Prodi di 2 anni che c'erano i senatori, quelli eletti all'estero, il senatore Pallaro dell'Argentina, che Sì. dato tutto dipendeva dal suo voto, andava dentro da Prodi, gli diceva la lista della spesa delle cose che voleva, voglio 100 milioni qui, questo per gli argentini all'estero, questo per i cani degli italiani in Argentina, così questo tipo, bam, e usciva fuori con l'assegno. Beh, questo purtroppo è una degenerazione del numero ristretto di senatori. Al momento è, virgolette, tollerabile, perché in una maniera o nell'altra è giusto che ci sia anche una differenza fra le 2 Camere. Se diventassero 200, a quel punto capite che basta spostarne 2 o 3 e saltano le Sì, maggioranze. infatti, ecco appunto, stavo proprio dicendo, infatti sul filo del rasoio, cioè, è sempre quando si parla del governo, insomma, la poca stabilità spesso è proprio dovuta ai numeri del Senato, insomma, lei poi ha ricordato bene cosa può succedere, soprattutto quando si cambia casacca e quindi quando poi non c'è più la maggioranza su alcune, su la fiducia banalmente, no? Che si dà al governo. Senta, Borghi, le leggo qualche messaggio che sta arrivando. Intanto chi scrive: Zingaretti e Di Maio prenderanno una batosta di quelle mai viste e verranno traditi dalle basi dei rispettivi partiti. Quindi c'è chi pensa che proprio in realtà, al di là del fatto che bisogna scegliere sì o no indipendentemente dal governo, perché si parla di una riforma costituzionale, ma insomma c'è chi pensa che invece da qui davvero potrebbe succedere chissà che all'interno del governo. Poi Glielo sì. auguro, ma cioè me lo auguro, ma non ci credo molto sinceramente. Cioè io ovviamente ci spero, ma dall'altra parte ci sono veramente 30 anni di dosi massicce di antipolitica, la casta e cose di questo tipo. E quindi purtroppo c'è tanta gente, secondo me, che è totalmente disinformata, pensa che andare lì e castigare i parlamentari sia cosa buona e giusta, senza sapere che così facendo castiga se stesso. Invece Gianluca dice: cosa ne pensa Borghi delle mosse della BCE, quindi di un euro forte? Qui esuliamo un po' dal discorso referendum, insomma, è una domanda interessante visto che di questo stiamo parlando soprattutto da ieri, da quando Christine Lagarde si è rivolta al suo pubblico, al pubblico mondiale. Ma l'euro forte ci danneggia. Esattamente, lo spiego da molto tempo il fatto che è meglio avere una moneta per un paese esportatore, è meglio avere una moneta debole che una moneta forte. Quindi. Certo, sì, per l'Europa, perché poi si penalizzano gli esportatori. E poi, vabbè, appunto Borghi, era inevitabile che lo chiedessero, ma ha cambiato idea Borghi sulla lira e su Italexit? Peraltro adesso c'è un partito, insomma, che si è formato, no? Proprio che parla dell'uscita dell'Italia e visto che la Brexit è tornata di moda in questi giorni, di moda, tra virgolette, proprio per l'ipotesi ancora del no deal tra l'Unione Europea e la Gran Bretagna, insomma, ha cambiato idea Borghi o è sempre ancorato alle sue posizioni? Ma io ho fatto 25 lezioni quest'estate, purtroppo ho una gamba rotta, no? E quindi non è che potevo andare in giro a folleggiare col falò sulla spiaggia. Quindi mentre ero nel mio letto di dolore, Sì, ho mi spiace, non so fatto. cosa le è successo, ma insomma mi spiace per la sua gamba. Ma ho lottato a mani nude con un facocero, e quindi no, non ne sono scivolato, però. Adesso sto cercando di inventarmi qualcosa di più eroico. Comunque, dall'immobilità forzata ho fatto 25 lezioni che si possono trovare sulla mia pagina Facebook, sui video, da tante parti, che si chiamano Le basi di economia, dove spiego, rispiego dall'inizio tutta la posizione sul perché una moneta non nostra ci danneggia e così via. Quindi la mia posizione la vedono lì, è sempre quella. Infatti, qualcuno che fa partiti che si chiamano Italexit, Italexit. Italexit Sud, poi faccio il partito Italexit immediatamente, poi faccio il partito Italexit domani mattina. Per carità, sono iniziative legittime, simpatiche, cose di questo tipo. In realtà, uno deve fare informazione. Tu non solo non esci dall'euro o dall'Unione Europea, ma non esci neanche dal condominio. Se non hai il 51%, quindi bisogna fare informazione. Poi uno
L'effetto pratico che hanno di solito questi partitini è far vincere il Partito Democratico, ecco, perché in una maniera o nell'altra. C'è stato un esempio, non so, tanto per vederlo, Casa Pound, legittimissimamente nelle scorse elezioni aveva pensato di partecipare cavalcando come argomento Italexit fuori dall'euro e così via, no? Riprendendo idee anche corrette, no? Su quel punto lì, miste con altre cose che invece non, ovviamente non mi vedono assolutamente a favore. Però il risultato che cos'è stato? Cioè, non è che non potevano partecipare, legittimissimo, infatti, tutto bene. Però guarda caso erano stati molto spinti dai mezzi di informazione, no? Proprio perché sapevano che in realtà un voto lì portava come risultato con il sistema elettorale attuale di far scattare dei collegi per il Partito Democratico. Infatti l'unico risultato di tale partecipazione fu che 5 o 6 collegi, fra cui anche alcuni pesanti al Senato, sono andati al Partito Democratico invece che alla Lega. Ok, ma quindi insomma non è questione che l'argomento non ha presa in Italia, è questione anche di come si struttura, cioè per esempio fare un partito di questo tipo è come, mi viene da pensare, creare una sorta di progetto politico che poi in realtà, cioè nel momento in cui dovesse avverarsi la cosa, non avrebbe più senso di esistere. Tanto per fare un esempio, insomma, non è che gli italiani non hanno interesse in questi argomenti, è che bisognerebbe strutturare il ragionamento in modo diverso. Ma cioè, prendere e continuare a farsi i singoli partiti non è esattamente, a mio giudizio, ma questo non lo era prima ancora che decidessi di entrare in politica, la strada giusta. Cioè, non è che uno si fa il partito usa e getta per un tema o per un argomento o cose di questo tipo. I partiti già ci sono, bisogna portare argomenti all'interno dei partiti che già ci sono. È possibile farlo? Sì, ne sono la prova provata. In Lega, a parte qualche intuizione molto avanti nei tempi, perché io non ci pensavo all'Europa o similare quando in Lega si facevano battaglie, qualche volta finite bene, qualche volta finite male, contro globalismi. Trattati europei e similari, Sì. però molto banalmente certi temi sono stati portati dentro nella maniera più normale, vale a dire si entra in un partito, si convince gli altri appartenenti a questo partito che sono delle idee giuste, e queste idee poi vengono incluse nel DNA o nel programma del partito. È una cosa normalissima, eh? Cioè, normalmente chi prende e si fa il partito. Perché boh, o vuol in realtà danneggiare un partito che sta avendo già successo su quelle idee, oppure non lo so, è uno che normalmente invece non ha l'attitudine alla discussione e alla condivisione, no? E Certo, purtroppo certo, certo, non andrebbe certo. bene neanche in Parlamento, perché se tant'è vero che spesse volte su questi partiti, io li ho visti, no? Sono lo zero virgola, poi quando vai a vedere. Qualche volta li vai a salutare, così ti raccontano di lotte fratricide, no? Dove c'è Bianchi che ha detto una cosa che non piaceva a Rossi e quindi si picchiano. Non è così, cioè la politica è compromesso, è discussione, pazienza, far passare delle idee. Noi bene o male stiamo spiegando le nostre idee da quasi 10 anni, voi immaginate un po', no? Cioè il tutto è subito, non è così. No, allora le leggo questo ultimo messaggio per concludere, così le faccio l'ultimissima domanda, ma un flash, perché siamo in chiusura. A proposito del referendum, servono le persone capaci, non gli incapaci pescati dai listini bloccati. Questo amico ci scrive sempre perché non ce l'ha, proprio non gli va giù il tema dei listini bloccati dai partiti, cioè vorrebbe le preferenze per i rappresentanti del Parlamento. Questa è un'altra questione importante, come dire, ma allora non diminuiamo la rappresentatività, quindi è inutile tagliare i parlamentari in questo modo, però questo amico dice fateceli scegliere perché almeno io sono libero anche di capire chi vale e chi non vale, invece i partiti rischiano magari di mandare avanti persone, questa è la non fiducia nei confronti della classe politica, persone che non sono in grado. Dica pure qualcosa su questo e poi le faccio l'ultima domanda. Listini bloccati, Borghi, lei come si posiziona su questo tema? L'argomento scelta dei parlamentari è giustissimo perché ovviamente uno dice se è sbagliato tagliarli, come faccio a eliminare i manigoldi, no? Diciamo così, scegliendoli. Vede, le preferenze tante volte però non sono uno strumento di eliminazione del manigoldo, anzi, tante
tante volte io guardi, io sono stato eletto sia con preferenze, non so, nel Consiglio Comunale di Como, tanto per dirne una, no? Sia senza, perché nelle politiche c'erano i mini listini bloccati. Devo dire che secondo me l'attuale sistema, vale a dire quello dei mini listini bloccati, credo che sia il migliore. Sì. Perché? Perché evita la clientela che la preferenza porta. Cioè, abbiamo visto con le preferenze persone totalmente inadatte, elette con decine di migliaia di voti perché avevano una lobby dietro, no? O similari. Non è il massimo, secondo me. E in certi casi sono anche lobby poco edificanti, come certe inchieste poi hanno sviluppato. Dall'altra parte, invece, il fatto di avere un listino breve. Quindi delle piccole circoscrizioni dove si sa chi è che viene eletto perché è il capolista o eventualmente quelli a scendere se i voti sono veramente tanti. Beh, se il capolista, se il partito insiste a mettere come capolista in quel listino lì, in quella circoscrizione, uno che è un manigoldo, non votatelo. A quel punto date un ottimo messaggio al partito. Perché se il partito prende il 50% in tutto il territorio nazionale, ma in quella circoscrizione lì, dove ha Sì. messo una persona non adatta, prende zero, è la maniera migliore di dire al partito metti gente valida e non mettere gente non adatta. Purtroppo la gente spesso si informa poco e allora le percentuali sono abbastanza univoche indipendentemente da chi si candida, ma sono gli elettori dovrebbero fare un passo avanti. La Lega vi candida uno che proprio non vi piace o che pensate che sia un manigoldo nella circoscrizione, non votatela. È lì. È un cane un po' che si morde la coda, ma è vero perché magari chiediamo le preferenze perché è ovvio che è ottimo conoscere i rappresentanti e votarli, però nello stesso tempo non ci si informa a sufficienza sui rappresentanti e quindi poi si vota il partito, punto, che magari si è sempre votato senza andare a vedere quali evoluzioni ci siano Però, state all'interno della classe politica dirigente. cioè, capite che è una Ah, scelta. Se io voto il certo. partito, significa che gli sto dando fiducia a chiunque prende posizione molto legittima. Se io invece sono, diciamo, settato mentalmente per scegliere il candidato, beh, a quel punto, nella mia circoscrizione non c'è il candidato non mi piace, cioè vale a dire la mia disistima per il candidato è superiore rispetto alla stima del partito, non lo voto. Ok, secondo lei vincerà il sì o no, secondo le sue previsioni personali? So che non è possibile dirlo, però facciamo una sorta di previsione Salto o no. No, la domanda. va bene, è libero di non rispondere, ci mancherebbe. Allora, visto che ci sono La valuta peraltro... di non rispondere perché una cosa magari può essere quella che penso, una cosa quella che spero. Ah, beh, quello sì, ci sono i due ambiti. Va bene, me lo dirà a posteriori allora, magari Borghi. Perché, insomma, siccome ci sono anche domande che esulano un po' dall'argomento referendum, per esempio ce n'è una sul recovery fund, però facciamo così, io saluto Claudio Borghi e lo ringrazio per essere stato sulle fonti TV. Magari ci risentiamo in altre occasioni per affrontare altre tematiche che ci riportano anche in Europa, con tutte insomma, le discussioni che soprattutto in questi ultimi mesi con l'emergenza coronavirus si sono affrontate. Quindi, insomma, le rinnovo in diretta l'invito a ripartecipare da noi e però intanto la ringrazio. Insomma, buona giornata, onorevole Borghi. Volentieri, grazie a voi. Arrivederci. Grazie, grazie, onorevole Claudio Borghi, Commissione Bilancio. Chiudiamo la nostra rubrica, chiudiamo anche questa prima parte di live delle fonti TV. Restate con noi perché subito dopo riproponiamo lo speciale della Banca Centrale Europea di ieri con le parole di Christine Lagarde che sono ricorse più volte anche in queste ultime ore. Quindi se lo avete perso sono 2 ore intense, abbiamo seguito proprio la riunione di Francoforte e poi gli altri nostri approfondimenti per tornare sul live alle 14:30 con Alexandra Giorgeva. Grazie per essere stati con noi.